a me interessa, quando parlo di modo con cui faccio le cose, che venga percepito non come una ricetta, ma è una modalità che mi è propria e che è quella di iniziare con molta curiosità, senza pregiudizi e quindi neanche preformalità, e di avere questo infinito godimento di cominciare una cosa che non so dov'è, che non so come va a finire, e di godere questa emozione proprio di come dello scopritore, di chi va a scavare alla ricerca di tesori. Io sono nato a Milano. Mio papà si occupava di radio e televisione, elettronica, eccetera, e mia mamma stava in casa. Nella famiglia di mio papà c'è sempre stato un ramo artistico. Mio papà dipingeva, suo fratello Dandolo si è sempre occupato di disegni, faceva incisioni, dipingeva olio, ma soprattutto ha fatto quelle famose cartoline che poi venivano diffuse da istituzioni pie e religiose, che sono adesso acquistabili in asta in eBay. La guerra ha consigliato le nostre famiglie di spostarsi in un posto più sicuro, a Cavaria, un piccolo paese vicino a Gallarate, provincia di Varese. La casa era molto grande, quindi stavamo benissimo. Quello è stato un periodo straordinario della mia vita. Io sono stato lì tra i 5 anni e i 10, sostanzialmente, fino alla fine della guerra. Ecco, di questo periodo ricordo tutto questo grande libertà, questo spazio dato alla creatività, questo inventarsi i giochi, questo possedere il territorio, la campagna, i boschi. Ricordo che la sera talvolta uscivamo a vedere in lontananza le luci rosse dei bombardamenti su Milano. Alla fine della guerra è stata, ricordo, un'esplosione di... perché la senti dappertutto. E ho sentito subito che cominciavano le tensioni, no? Destra e sinistra, ex fascisti e non fascisti. Una volta che siamo rientrati a Milano, mi ricordo, è arrivato il primo apparecchio televisivo. Perché certamente il primo che è arrivato in Italia noi ce l'avevamo, mio papà li vendeva. Della mia età, ma anche più giovani, insomma, si ricordano che avevano il permesso di vedere il Carosello, con quelle strombazzate in cui si apriva il cinescopio, eccetera. Adesso, cari telespettatori, la prima via testa. Ricordo ancora con chiarezza il momento in cui ho deciso che mi sarei iscritto ad architettura. Gli studi di architettura avrebbero conciliato abbastanza bene tecnica e arte, no? Scienza e creatività. Gli iscritti all'architettura del primo anno erano meno di 100 e l'atmosfera era interessante. C'erano in fondo tra i professori Ernesto Rogers, Gio Ponti. Rogers era considerato dall'ala intellettuale, eccetera, del pubblico colto e dell'ambiente che circondava l'università, con grande rispetto. Non si era formato attraverso i meccanismi del sistema universitario, era giunto all'insegnamento con un percorso più invece di cultura, di singolarità, di differenza. So che gli avevano fatto la vita più dura, insomma, un po' più, avevano fatto in modo che il suo percorso fosse più complicato e più ritto di difficoltà. In modo opposto, ma simile alla fine, anche Gio Ponti non era considerato granché, perché dall'altra parte si diceva invece, ma si occupa d'arredamento. Finita la laurea, quella che sarà mia moglie scopre di essere incinta e decidiamo di sposarci immediatamente. Allora si apre subito una caccia, un'attività, un lavoro, qualche cosa. E ricordo una cosa abbastanza divertente. I miei amici di lezione di allora erano Italo Lupi, Roberto Refice. Ricordo che non so come, credo Italo Lupi, è venuto a sapere che in Rinascente, nell'ufficio sviluppo della Rinascente, cercavano due
giovani architetti. Noi ci abbiamo pensato un po' e con le coscienze della nostra età ci siamo presentati dicendo: noi siamo tre, paghi due, prendi tre. Da questo ufficio sviluppo di Morello sono passati un sacco di giovani che poi sono diventati qualcuno, che sono rimasti, hanno lasciato un segno, insomma, no? Nella storia del disegno, della pubblicità, della grafica, dell'architettura, del pensiero, eccetera. Lì vengo messo davanti a un tavolo da disegno e gli dico: ma cosa devo fare? E mi dicono: ma disegna qualcosa, tavoli, sedie, lampade. Io non sapevo niente, perché nella facoltà di architettura, come era giusto in fondo, non ti insegno a disegnare né lampade né tavoli. In quegli stessi anni frequentavo quello che oggi si chiama, con una brutta parola, il design di allora, cioè c'erano le cose di Albini, di Gardella, di Cacciadominioni, che popolavano le nostre fantasie, che erano i nostri miti, non so, no? Le cose di Poggi, che faceva Albini per Poggi, Azucena con Cacciadominioni e Gardella, c'era Cassina già, che faceva queste cose di Ponti. La cosa straordinaria è che io facevo questi disegni e poi mi indicavano degli artigiani che venivano lì. C'era quello che soffiava il vetro, quello che torniva in lastra l'ottone, lo cromava, faceva le viti, faceva i portalampade, venivano fatte le fusioni. E quindi ho imparato velocemente, nel giro di un anno, tutto il bagaglio tecnologico per fare le cose. Io ero ancora consulente di Rinascente, ero nella seconda parte della mia attività, ricordo ancora quel giorno che mi telefonano, ero in casa, non ero ancora uscito, e mi dicono che avevo vinto il Passo d'Oro. Mi sono tremate le gambe, una cosa. Cioè, avevo 27 anni, insomma, l'ho disegnato a 26. Dopodiché avviene un fulmine a ciel sereno. Morello mi chiama e mi dice: caro Bellini, c'è una brutta notizia, la direzione generale della Rinascente mi chiede di chiudere questo ramo di cui io sono responsabile, non quello merceologico, eccetera, ma questo dello sviluppo di nuovi prodotti, perché non ritengono che sia più strategico per i loro programmi di sviluppo. Ah, dico io, adesso cosa faccio? E mi dice: ah, non preoccuparti, mette la mano sul telefono, allora i telefoni erano quelli lì grigi, grossi, col filo, fa un numero, e sente che dice: ciao Roberto! Era Roberto Olivecchi. Dall'oggi al domani io mi trovo catapultato in questa situazione: disegnare macchine per l'Olivetti, così come non sapevo disegnare mobili o lampade, tantomeno sapevo disegnare macchine per Olivetti. Io trovo Ettore Sozzas installato a modo suo, alla Sozzas naturalmente, e io allora consideravo che il modo suo non era il modo mio. Poi quando si è giovani si è anche un po' impertinenti. Ettore Sozzas lavorava rimanendo rigorosamente a Milano, e questa era la sua posizione un po' aristocratica, cioè lui era l'artista che non voleva confondersi con l'azienda. Io invece ho accettato di andare in battaglia nel campo. Olivetti in quel periodo cominciava, abbandonando gradualmente l'elettromeccanica, a entrare nell'era elettronica e poi digitale. Una rivoluzione incredibile, cioè sino ad allora le macchine, e per un po' di anni ancora allora, le macchine erano degli oggetti, delle masse di leve motorizzate con un motorino e delle camme che, attivate con dei tasti, poi cominciavano a cercare il risultato e lo stampavano sulla carta, oppure scrivevano, tu schiacciavi una leva, tra, 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 e poi passava di lì la margherita con la lettera giusta, eccetera. E questa era l'era dell'elettromeccanica, della meccanizzazione dell'ufficio. La macchina elettronica poteva essere diversissima dalla macchina elettromeccanica. Roberto Olivetti, che aveva capito questo, allora ha dato a me da fare tutte le macchine cosiddette di sistema, sono i sistemi, no? Erano le telescriventi, le fatturatrici, le macchine operative, eccetera, eccetera, i piccoli computer, mentre a Ettore Sozzas ha riservato il campo delle macchine consumer, cioè le macchine per scrivere, piccole, medie, grandi. Quando
e io vengo destinato ai prodotti di largo consumo e Sozza smesso invece ai sistemi, mi danno per impiantare un vero e proprio centro di ricerca e disegno un luogo dedicato. Eravamo diventati il centro design della divisione Olivetti prodotti di consumo. Io avevo la responsabilità di gestire questa cosa come un consulente. Mentre tutto ciò avveniva in Olivetti, io naturalmente continuavo i miei interessi paralleli. Io ho cominciato a disegnare per Cassina. Io ho fatto la 932, quella famosa poltrona con le cinghie, con i cuscini. Pum, così dal niente. Di nuovo un oggetto minimalista. Poco dopo Cassina fonda C e B, Cassina e Busnelli, e io disegno la manta. Il primo mobile al mondo fatto con la plastica, con uno stampo, molto semplice, secco, che avrà una straordinaria fortuna, che va nelle sale di prima classe della Lufthansa, in tutti gli uffici, eccetera, eccetera, nelle case.